Partiamo innanzitutto col capire che la Lean Manufacturing è una questione di coinvolgimento della direzione, quindi prima cosa molto importante nel nostro progetto avere il commitment da parte della direzione. Secondo aspetto molto importante dell'implementazione della Lean Manufacturing, avere un team interno, quindi occorre prendere persone all'interno che ci credono nella Lean Manufacturing, che hanno energia ed entusiasmo nell'implementazione della Lean Manufacturing e fornirgli il dovuto training. Questo training noi Chiarini Associati lo forniamo addirittura con la possibilità di avere una certificazione da parte di un ente terzo inglese che si chiama Lean Competency System. Quindi possiamo fornire tutti gli strumenti che servono, che ne so, dalla value stream mapping fino al TPM, e alla fine anche certificare le competenze di queste figure del team. Una volta che abbiamo formato il team, gli abbiamo spiegato bene per l'appunto quali sono tutti gli strumenti della Lean e in particolar modo gli abbiamo spiegato le tecniche di mappatura, possiamo iniziare assieme a loro a mappare i processi dell'organizzazione. Mappare i processi dell'organizzazione significa utilizzare tre fondamentali strumenti: la value stream mapping, o in italiano mappatura del flusso del valore, la spaghetti chart e il makigami. Sono tre strumenti molto importanti con scopi diversi. La value stream mapping serve per mappare il flusso fisico del prodotto dall'accettazione, dal ricevimento delle materie prime, dei semilavorati dei fornitori, fino alle spedizioni, passando attraverso tutti i processi produttivi e logistici. In questo modo andiamo a vedere se ci sono dei cosiddetti WIP, dei work in process, andiamo a vedere se ci sono dei processi che sono fra di loro sbilanciati, quindi con velocità diverse. Vediamo dinamiche di questo tipo. La spaghetti chart invece è molto importante perché riusciamo a capire quali sono i flussi logistici del materiale, quindi vediamo che il prodotto prima di diventare finito all'interno dello stabilimento percorre dei chilometri da una parte, dall'altra, un magazzino, su, giù, per vari piani. E il terzo fondamentale strumento per la mappatura è il makigami. Il makigami, noto anche negli Stati Uniti come swim lane, è una mappatura di tipo transazionale che serve a noi Chiarini Associati per andare a vedere quali sono i processi tipici di supporto di ufficio, quali per esempio l'acquisizione di un ordine da parte del cliente, la programmazione della produzione, il lancio degli ordini dei fornitori, la parte contabile e così via. Elemento fondamentale della mappatura è quello che deve essere estremamente veloce. Non ha senso perdere 20 giorni uomo in una mappatura in un'azienda media dove i processi produttivi non sono così complicati. Attraverso la mappatura noi dobbiamo assolutamente solo far risultare quelli che sono gli sprechi. Non dobbiamo cavillare sul tempo ciclo di una macchina piuttosto che quanto tempo ci mette un operatore a prendere in mano una chiave inglese e a stringere un bullone. Una volta terminate queste mappature nella cosiddetta forma as is, così com'è, andiamo a vedere quello che oggi fa l'azienda, progettiamo assieme al team lo stato futuro, il to be. Quindi questo era il passato, adesso cerchiamo di migliorare, cerchiamo di ridurre le time, cerchiamo di ridurre le scorte, di togliere una serie di sprechi e progettiamo assieme una mappatura di stato futuro, un to be. Ancora una volta, per ottenere questo to be non occorrono tante giornate di consulenza. Più che altro la mappatura to be deve essere qualcosa di approvato dalla direzione, quindi questo è un progetto futuro, servono delle risorse, ci saranno delle modifiche da fare, sia organizzative che tecnologiche, dobbiamo avere assolutamente l'ok da parte della direzione. Approvato lo stato futuro, la roadmap che dobbiamo andare a implementare, e qui comincia la parte implementativa della Lean, comincia il grande mondo dei cosiddetti workshop Kaizen o Kaizen Events. I Kaizen Events sono eventi, ancora una volta, molto veloci, perché la velocità è sempre alla base del Toyota Production System Lean, e sono eventi dove andiamo a utilizzare gli strumenti che servono per rimuovere quegli sprechi che abbiamo visto nella mappatura del flusso del valore.
Quali sono questi strumenti Lean che servono all'interno dei workshop Kaizen? Dipende dalla situazione. Diciamo che comunque c'è uno strumento base che si chiama 5S, che questo assolutamente tutte le volte viene applicato. Le 5S sono propedeutiche a tutti gli altri strumenti e sono importanti per creare ordine e pulizia in tutte le postazioni di lavoro, macchine e anche flussi di lavoro. Dopo aver implementato le 5S possiamo implementare una serie di strumenti che dipendono dalle situazioni. Ad esempio, se stiamo parlando di impianti, possiamo lavorare con lo SMED per ridurre i tempi di setup, possiamo lavorare con TPM per ridurre i guasti delle macchine e alla fine aumentare quello che è l'OEE, Overall Equipment Effectiveness, che è un indicatore che ci dà un'efficienza globale del macchinario. Se abbiamo una situazione di assemblaggi per ogni postazione di lavoro, dopo aver implementato lo 5S, possiamo vedere di raggruppare delle postazioni creando delle CLAU, inserendo dei supermarket dove un cosiddetto milk runner, che è un personaggio dedicato alla logistica interna, porta tutti i materiali seguendo il tack time, il ritmo delle vendite. Infine, dopo aver tolto tutti gli sprechi, possiamo introdurre il cartellino Kanban in formato manuale o in formato elettronico per mettere in tiro tutto il processo produttivo seguendo per l'appunto il tack time. Ma non dimentichiamoci anche la parte office, la cosiddetta lean office. Noi, come consulenti Chiarini Associati, abbiamo ridotto il lead time in moltissime aziende, l'abbiamo ridotto di 3-4 volte, ma a un certo punto uno si rende anche conto che c'è un lead time, un tempo d'attraversamento da ridurre anche, non so, nella gestione degli ordini, nella gestione degli ordini dei fornitori, nella parte contabile, sempre di tempo d'attraversamento stiamo parlando. Qui, come si diceva prima, mappatura Makigami e una serie di eventi Kaizen che servono per ridurre gli sprechi all'interno di questo grande mondo office. Infine ricordiamoci la parola misurabilità, molto importante. Tutti i nostri progetti Lean Manufacturing sono progetti che devono assolutamente avere degli indicatori di successo. Partiamo da indicatori nel cosiddetto shop floor, nella parte produttiva, dove possiamo misurare il tempo d'attraversamento, la riduzione dei WIP, la rotazione delle scorte, l'aumento della qualità dei prodotti, ma anche indicatori a livello di bilancio, perché la Lean Manufacturing punta sulla riduzione degli sprechi e, in ultima analisi, vi fa aumentare gli utili. Quindi, per ricapitolare, impegno della direzione, team interno ben formato, mappature dei processi, eventi Kaizen utilizzando gli strumenti del Toyota Production System classico, misurabilità dei risultati e ricordatevi che il consulente non deve entrare in azienda e sostituirvi al vostro posto, ma semplicemente deve insegnarvi ad utilizzare gli strumenti e a credere nei principi del grande mondo della Lean Manufacturing.